Buon pomeriggio. Allora, video haul per farvi vedere finalmente volume. È arrivato il pacco di fitocose che aspettavo da quasi 4 settimane. Allora, sto aspettando un'altra cosa in realtà che ho comprato con la mia amica Roberta ed è la cellite, che è questa. Vi faccio vedere la confezione vecchia, che con una l'ho già finita e l'ho ricomprata perché mi sono trovata benissimo. Invece, ragazzi, allora, mi piacciono molto i prodotti di fitocose. Trovo che abbiano una qualità-prezzo tutto sommato veramente ottima. Solo con un prodotto finora non mi sono trovata bene, o meglio, non mi sono trovata benissimo, ed è il Triticum, il balsamo del quale vi ho parlato. Per il resto mi è piaciuto tutto quello che ho provato. Ho buttato da poco la crema contorno occhi che avevo comprato e aperto a settembre perché me ne ero un po' dimenticata, non sono molto assidua nelle creme occhi, l'ho fatta un po' andare a male, in realtà ho visto che la consistenza era un po' cambiata, quindi non mi sono tanto fidata e l'ho buttata, ma per il resto io mi sono trovata bene con tutto quello che ho acquistato. Però questa volta, dopo 3 settimane e 3 giorni, ho mandato una mail per lamentarmi perché è troppa attesa, sono passate quasi 4 settimane. Comunque, ho acquistato un'altra crema anticellulite che voglio provare, una di quelle delle quali vi ho accennato nel video delle creme che appunto avrei voluto provare, ed è questa, gellite fredda, sono 200 ml. Coadiuvante cosmetico nella prevenzione degli inestetismi della cellulite. Allora, dentro abbiamo acqua, aloe, ipocastano, centella asiatica, escina, mentolo, caffeina, eucalipto, rosmarino, citrus, aurantium, chissà che cos'è, limonene, sono ingredienti derivati da agricoltura biologica. Modalità d'uso: applicare la gelatina una volta al giorno con lieve massaggio fino a completo assorbimento. L'uso regolare del prodotto permette di raggiungere risultati positivi in tempi molto brevi. Vedremo dopo l'apertura, 4 mesi. Poi ho preso tonico per il viso La Rosa Centifoglia, perché in realtà quando ho fatto l'ordine non avevo ancora acquistato il tonico di Lush, col quale mi sto trovando bene, che sto utilizzando, e ho preso questo, si è fatto aspettare 4 settimane, nel frattempo ho comprato quell'altro. Tonico per il viso Rosa Centifoglia per pelle secca e disidratata, 150 ml. Tonico per il viso La Rosa Centifoglia, ingredienti: acqua, aloe, estratto di rosa canina, estratto di rosa gallica, olio di rosa damascena, beta carotene, olio di rosa centifoglia, profumo, bla 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 bla. Dopo la pulizia del viso, applicare il prodotto mediante un batuffolo di cotone. Codice verde, 99,8% di ingredienti naturali, origine naturale, 32,5% di ingredienti da agricoltura biologica, anche questo 4 mesi. Anche qua dice 99,8% di ingredienti naturali di origine naturale e 42% di ingredienti da agricoltura biologica. Non lo apro però perché prima voglio finire il acqua di sole. E poi My Love Jalus Plus siero ristrutturante 30 ml, questo è nuovo, l'ho già aperto. Jalus Plus fluido ristrutturante. Allora, acqua, aloe, sodium ialuronate da biotecnologia no OGM, palmitolil bla bla bla, glico bla bla bla, zinc gluconate, sodium lactate, vabbè. Da utilizzarvi giorno e di notte, prima della crema per ridare alla pelle del viso tono, pienezza e turgore. Jalus Plus può essere usato anche come gel base per il viso prima di applicare i prodotti cosmetici abituali. Codice verde, 99,8% di ingredienti naturali e derivazione naturale, 40% di ingredienti di agricoltura biologica. Allora, avevo già provato il Jalus normale, questo Jalus Plus pare sia ancora meglio del Jalus originale. Ho letto, mi sono un po' informata su alcuni forum. Questo gel può essere utilizzato prima della nostra crema giorno, soprattutto d'inverno, ma anche da solo in estate. Io stamattina, che non è estate, ma vabbè, ho utilizzato solo un goccino di Jalus. Vi faccio vedere com'è la confection.
così. Pompettina, che mi piace di più che non pucciare le dita dentro, lo sappiamo, ve l'ho già detto. Così. Ho messo solo questo e la pelle non mi tira assolutamente. È un gel leggerissimo, si assorbe estremamente in fretta e io so che avrò grandi soddisfazioni da questo prodotto. Vi farò sapere prossima monte, se vi interessa, fatemi sapere. E poi 3-4 piccole chicche della Neve Makeup. Ho preso questo sobrissimo oro colato, che è quello che mi vedete sugli occhi, oggi ho un trucco molto sobrio. Poi, Bubblegum, questo me lo sono fatta mandare for free, gratis, perché c'era una promozioncina, ed è questo rosa, very nice, un fard, ma penso si possa usare anche come ombretto. Poi ho preso questa ciprietta Gold Dust che volevo da un po', perché l'altra ciprietta che ho simile a questa mi è quasi finita e questa io la utilizzo come illuminante, perché io non sono una fan della cipria, la utilizzo solo d'inverno, d'estate no. Ma perché non sono una che vuole che bisogna fissare il trucco? Boh, io mi trucco sì, però non è che sono così professional, quindi la cipria me la metto solo d'inverno. Questa la uso come illuminante e poi come bronzer, che è questo che ho qua. Tra l'altro, poi l'ho messo un po' qui e un po' qui. Ed è questo Seychelles. Ed è a questo colore marroncino, in realtà quando lo si mette sul viso è più chiaro, non è scuro così. Ok, questi sono i miei ultimi acquisti. In realtà ho anche preso due cose chic, ora ve le faccio vedere. Ok, i miei due acquisti chic sono Make Up Forever Professional Kohl Pencil, Crayon Kohl Pencil, Make Up Forever Professional. C'è solo un bianco, made in Germany. E l'ho comprato perché volevo una matita da mettere nella rima interna dell'occhio, perché ne avevo presa una di Sephora Waterproof l'anno scorso e mi ci sono trovata così bene che dopo averla provata una volta l'ho buttata. Una schifezza incredibile. Questa spero mi dura almeno 2 anni perché costa 15 euro. E l'acquisto ancora più chic della giornata è questo. Elena Rubinstein, matita per le sopracciglia, eyebrow pencil, è quella che uso adesso perché io anni fa volevo fare il fenomeno. Mi sono fatta fare le sopracciglia da una ragazza che era effettivamente una truccatrice francese. Ai tempi andavano di moda le sopracciglia estremamente sottili, lei me le ha fatte molto sottili e qua, se non sbaglio, sì, da questo lato qui io ho un buco, non mi crescono più le sopracciglia. E sono un po' schiava della matita perché mi piacciono le sopracciglia ordinate. Ne avevo una di Kiko che però per quanto mi piacciono i prodotti di Kiko, cioè smalti, quelle cose lì, per farla scrivere dovevo veramente non aveva un'ottima resa. Quindi sono andata da Sephora, mi sono fatta convincere dalla signorina, era Rubinstein H2, il colore brown. Sono pagata 16 euro e spero che anche questa mi duri finché non ne rimane un pezzettino così. La matita da una parte e la spazzolina dall'altra. Ok, finito con gli acquisti. Nel frattempo il nostro deodorante dovrebbe essere in frigo. Andiamo a vedere come sta. Ciao!